Nel campo sportivo la medicina è divenuta ormai un aspetto strategico, in grado di fornire un contributo decisivo, in particolare nel calcio professionistico. Stamattina alla mostra d'Oltremare le migliori personalità della medicina e dello sport, tra le quali il medico della squadra di calcio del Napoli, Alfonso De Nicola, da 30 anni nel mondo del calcio, medico dello sport e fisiatra e professore associato della Temple University di Filadelfia, famoso anche per gli innovativi studi sulla genetica, importanti ai fini della prevenzione di patologie muscolari in ambito sportivo. De Nicola ha svelato i segreti del grande fenomeno legato alla squadra azzurra attraverso dati e statistiche, risultati da record che solo il Napoli può vantare in ambito internazionale, dieta sana, collaborazioni scientifiche con le università napoletane, avanguardia e prevenzione. Nella relazione che ha preparato c'è proprio una correlazione di dati tra il numero di infortuni e la posizione in classifica. E si vede che non sempre è così, cioè non sempre la squadra che ha meno indisponibilità vince il campionato, non è sempre così, però certamente a secondo delle situazioni, sicuramente il fatto di avere pochi infortuni aiuta. Sapere i risultati, i dati ci serve a capire quali possono essere le cose che si devono migliorare oppure che vanno prese come punto cardine per impostare il lavoro. Presente al convegno anche Giuliano Poser, esperto in materia di alimentazione declinata alle esigenze degli sportivi, nutrizionista di Lionel Messi, descritto spesso come la persona che gli ha cambiato la vita. In quest'ultimo anno chiaramente sono stato soverchiato anche da una pressione mediatica molto forte e ritenevo opportuno, diciamo, sdoganare un pochettino il metodo con cui lavoro in un ambiente che avesse qualcosa, che dicesse qualcosa di scientifico. Ho visto il programma di questa giornata napoletana e ho deciso di aderirvi perché mi sembrava un programma molto serio riguardo alla medicina dello sport. Ecco. Intervenuto anche il presidente del congresso, Michele Marzullo. È l'obiettivo proprio personale che mi auspico sia di tutti i medici, i fisioterapisti, di tutti quelli che si occupano di sanità, migliorare la qualità della vita. Non è importante vivere a lungo se vivi male, è migliorarla e far stare bene anche con una buona vecchiaia. Questo si può ottenere con una giusta attività fisica, controllata e con una prevenzione. La prima per la vita, con le visite cardiologiche. E la seconda per valitudine, cioè per stare meglio fisicamente e quindi con un esame posturale, con una visita del tono dei muscoli, della colonna vertebrale, per stare meglio. Questo vale sia per l'atleta che per il lavoratore comune.